Bene, siamo nella seconda parte. Stavo leggendo un attimino le opzioni che potevo fare con questa macchina. Stavo leggendo tutte le opzioni e stavo notando che tra i simboli può apparire, vabbè, quello lo sapevo già, però c'è l'opzione riconoscimento supplementare schiuma, che è il simbolino del risciacquo con le bolle sopra, che è semplicemente quando c'è troppa schiuma nella lavabiancheria, il sistema di controllo schiuma attivo, quindi svolgimento speciale del programma per ridurre la schiuma, quindi mi fa più risciacqui attaccati in modo che la schiuma possa sparire fino a quando non ce ne sarà di meno. Che poi il sistema anti-schiuma di solito si attiva quando veramente metto troppa schiuma che supera quasi il cestello. Nel frattempo il lavaggio sta procedendo. Adesso dirvi che la macchina è arrivata ai 60 gradi, no, perché semplicemente non ho ancora toccato il vetro e la temperatura. Qui mi arriva odore di sapone, quindi credo proprio che la temperatura sia stata raggiunta. Comunque, adesso dobbiamo fare un discorso serio. Allora, questo discorso serio parla dei gradi di temperatura. Allora, poco tempo fa abbiamo avuto un discorso io con alcuni lavatricisti sul fatto delle temperature nel lavaggio. Allora, ognuno, come ho già detto a tutti, ognuno può fare quello che gli pare con la sua lavatrice. E non è che solo perché io sto lavando la roba a 60 gradi oppure a 90 gradi vuol dire che io faccio solo 60 e 90. No, perché come avete visto un video che vi ho fatto poco tempo fa, tipo l'altro ieri, mi sembra di sì, c'era un ciclo a 40 gradi, quindi non è che tutti laviamo sempre solo 60 e 90. Niente, volevo solo specificare questo. Sì, comunque nei suoi sogni che c'è più acqua in vasca. Io non ne vedo. Che scatole. Oggi piove. Ups, scusate. Oggi sta piovendo. Quindi, come ho già detto, vedrò se mettere la roba in asciugatrice oppure no. Il lavaggio è arrivato a 2 ore precise. E nel frattempo sta andando avanti. Lavaggio a pioggia. Comunque, sotto poi mi dovete scrivere se voi conoscete qualche lavatrice, qualche marca di lavatrice che ha ancora il jet system. Perché purtroppo mi sa che l'unica lavatrice che ce l'aveva era la Zanussi Super Jet System. Perché nelle lavatrici di adesso mi sa che il jet system non viene più utilizzato.
Però secondo me non era male Jet System. Perfetto, 1 ora e 58. Siamo a 1 ora e 55. Credo proprio che la temperatura l'abbia raggiunta comunque. Sicurezza controllo. Sì, la temperatura l'ha raggiunta. Sono curioso di sapere se qui
qui fa il cooldown. Un'ora e 53. Faccio vedere com'è diventato la chiappa colore del lavaggio di ieri che non vi ho registrato, è diventato arancione. E infatti purtroppo c'è stato un imprevisto, e l'imprevisto è stato mia madre. Semplicemente ha lavato della roba bianca insieme a una tovaglia gialla che ha reso tutta la roba gialla, e infatti adesso la roba è dietro di me in ammollo in candeggina, visto che tanto era tutta roba bianca. Purtroppo speravamo che la lavabiancheria riuscisse a mantenere, non che la lavabiancheria, in realtà la chiappa colore riuscisse a mantenere il colore, e invece non ce l'ha fatta e ha reso tutta la roba gialla. Incidenti che capitano, purtroppo. Alla fine della seconda parte non registrerò più, registrerò la parte tra il lavaggio e i risciacqui, quindi tra lo scarico dei risciacqui. Rotazione oraria, adesso farò una rotazione antioraria. Ah, ho visto, ecco la chiappa colore. Che sbaglio, è diventato leggermente rosa. Non so, ma perché non mi sembra di aver visto rosa?
La macchina mi dice che siamo 1 ora e 48. Ecco l'acchiappacolore, è diventato leggermente rosa. Sì, ma io so da dove lo sta catturando il rosa. Lo sta prendendo dal mio vecchio copripiumone, che purtroppo mio padre mi ha reso rosa. E quindi adesso ogni volta che devo lavare quello lì devo mettere per forza un acchiappacolore. Sperando che piano piano col tempo, anche se non credo, riesca a rendermi di nuovo quella cosa non più rosa. Mi dice che mancano 1 ora e 45. Mancano 1 ora e 44. Bene, i minuti stanno per finire. Ci vediamo nella prossima parte, ovviamente, e vedremo se farà il cooldown.